Ciao a tutte e benvenute in un mio nuovo video. Oggi video saldi e voucher sconto di Kiko. Ma prima di iniziare vi ricordo, se vi fa piacere, di iscrivervi al mio canale per supportarmi, lasciarmi qualche like e attivare anche la campanella per ricevere le notifiche e essere avvertite ogni volta che esce un mio nuovo video. Vi ricordo anche che se vi fa piacere mi potete trovare su Instagram, ci sono da pochissimo, il nome del mio profilo è questo. Niente, iniziamo subito. Allora, come avete letto senz'altro dal titolo, voglio farvi vedere dei prodotti che ho preso in promozione da Kiko e ho utilizzato anche lo sconto di 10 euro che era valido dal 1 di agosto fino al 31 di agosto. Ora vi faccio vedere che cosa ho preso e li proverò insieme a voi. Ho voluto acquistare dei prodotti Kiko in promozione e ho usufruito anche del voucher sconto di 10 euro che partiva, come vi ho già detto, dal 1 di agosto al 31 di agosto. L'ho voluto utilizzare subito per due motivi. Una volta mi è capitato che tenendolo piegato scomparisse il codice del voucher e non me l'hanno fatto utilizzare. Per giunta io perdo scontrini e quant'altro, quindi ho voluto subito utilizzarlo. Ero curiosa di provare dei prodotti per le labbra. Ne ho presi 4 perché il buono, il voucher, si poteva utilizzare su 20 euro e ti scalavano 10. Allora, ho voluto prendere l'Instant Color Matte Liquid Lip Color. Scontato veniva a costare 5,59 euro. Non mi ricordo quale fosse il prezzo per intero, ve lo scriverò qua in alto e vi dico subito le referenze che ho voluto prendere. O meglio, io solo oggi mi sono resa conto che mi hanno dato una referenza sbagliata rispetto a quelle che avevo chiesto. Ho deciso di tenerla comunque e oggi, se riesco, vado a prendere, approfittando comunque dello sconto, vado a prendere quella che si sono scordati, che non mi ricordo il numero e vi metterò qua in alto. Le referenze che ho preso io sono la 03, 06, 07 e 08. Comincio nel farvi vedere quella che indosso, è esattamente la 06. Non si trasferisce, le labbra per il momento, come potete vedere, non ne ho. Le labbra per il momento non le sento secche e il colore è questo rosso. Quindi questa è la prima, che è la 06. Ve le farò vedere tutte indossate, considerate che io ho le labbra tendenzialmente scure, considerate anche che non sono le labbra di una ventenne, che sono le labbra mie naturali, quindi non ho delle labbra belle turgide, chissà che. E niente, mi sono armata di salviettine e di specchietto. Togliamo la tinta. Io sto cercando di levarmela piano. Magari questo momento del video lo accelererò. Forse ho sbagliato a mettere la tinta, una delle tinte. Vabbè, sono tutte scure. Da levare ci vuole senz'altro il bifasico. Io stamattina non ci ho pensato. Utilizzo una salvietta pulita perché io sono al lavoro, dopo gente, ok, ho la mascherina, ma non voglio diventare Joker.
Allora, io direi di continuare con una delle più chiare, l'unica si può dire, che non è questa. Dovrebbe essere la 08. Allora, questo è un colore che mi ha attratto. Sono sicura che lo cederò a mia figlia perché queste colorazioni normalmente non mi stanno bene. Niente, lo proviamo insieme. Allora, questo è la seconda tinta ed esattamente la 08. Come immaginavo, non mi sta benissimo, come coprenza è meno coprente di quella rossa, è per carità stratificabile, quindi rispetto ad altre che ho provato può andare bene. Senz'altro, con l'ausilio di una matita che mi definisca bene i contorni, potrei anche utilizzarla. Non è uno di quei colori che mi valorizza, però questo è il colore. Vedo più piena, non solo perché rimane più scura quella che ho utilizzato per prima, quindi la 06, la rossa. Questa qui, sinceramente non mi sta male, ma non la vedo pienissima. Io questa tinta o forse un'altra colorazione, quella più naturale, forse l'ho vista nel canale di un'altra ragazza che seguo. Non mi ricordo se Ornella Selvaggia Bellezza oppure Elisa My Style, perché Ela ha fatto vedere i lip gloss, lei non usa tinte comunque forti, oppure Francesca, Betty. Una di queste quattro, io penso più Ornella e Elisa. Mi dispiace se ho sbagliato o comunque se qualcun'altra, nel caso scrivetemelo sotto nei commenti. Presumo che non siano le referenze che vi sto facendo vedere, però nel caso vi lascerò comunque i link ai loro canali sotto in descrizione. Poi, l'altra tinta che faccio vedere è la 07, il colore è questo e penso che mi possa stare meglio. E allora, qui non si vede tanto, però sembra quasi un rosso, ma è un fucsia, dovrebbe essere bello. Io per questo ho delle aspettative. Accelero sempre il momento dello struccaggio labbra. Comunque, se non si ha un bifasico, vi irritate le labbra. Non so come mi diventano le labbra. Allora, mettiamo la 07. Vi dico di già che mi piace. Questo è il colore. Mi piace. È molto più pieno di quello che ho appena tolto. E niente, questo promosso. Sarà un colore che utilizzerò. È tra il fucsia. No, no, mi piace veramente tanto. Adesso andiamo nell'ultima, che
che mi hanno dato per sbaglio, perché non è un colore che io scelgo nella maniera più assoluta, che è lo 03. Io avevo preso, non mi ricordo il numero, ma era un colore arancio. Le utilizzerò con una matita. Comunque ho in mente di prendere l'arancio senz'altro e non so, vedo se prenderò la colorazione quella nude più chiara. Tanto al massimo le cederò a mia figlia, lei ha le labbra chiare e le indossa molto bene. Ho le labbra guardabili, questa è la 03. Mi sono scordata di dirvi quanto prodotto c'è all'interno. 6,5 ml di prodotto. Proviamo l'ultima. Io ho già le labbra scure e questa tonalità mi ammazza proprio, però. Ma allora, non l'avrei mai acquistata, però per un autunno, l'inverno, sulle mie labbra sembra quasi un prugna, però tendente più al mocha. Non è brutta, non è male. Sinceramente, appena l'ho vista, ho detto, e quando la utilizzo? La volevo anche cambiare, però con quello che c'è in giro, non so se cambiano i prodotti per le labbra, magari c'è qualcuna che li prova e poi li restituisce. Insomma, non mi dispiace. Non mi dispiace nella maniera più assoluta. Quindi, questa era l'ultima, la 03. Adesso vi faccio vedere nella mano tutti i colori. Allora, questo è il primo che avevo su ed è esattamente lo 06. Poi l'altro, quello nude, è lo 08. Questo qui, poi lo 07, questo bellissimo colore, vedete? E poi per finire lo 03, che è questo qui. Basta, io mi levo il prodotto, anzi prima di levarlo e mi rimetto il rosso, vi faccio vedere un altro prodotto che sono riuscita a trovare, mi hanno chiamato, è il prodotto balsamo labbra da sogno, quello dell'erbolario Cocco, Coconut, vi avevo detto che l'avrei voluto provare. Lo shampoo solido non sono riuscita a trovarlo. Il prodotto è questo qui. Il, diciamo, il profumo è quello molto più tenue, è quello dei prodotti della linea Al Cocco che ho voluto prendere grazie ad Ornella Selvaggia Bellezza, e questo sono sicura di averlo visto proprio nel canale di Ornella, quindi grazie Ornella di avermi fatto scoprire questa linea. Lo utilizzerò senz'altro, soprattutto adesso che andrò a levarmi
tutte queste tinte perché ho due labbra gonfie. E quello mi sembra di averlo pagato 5,99 euro. Prendetelo sempre con le pinze perché ovviamente di quello lo scontrino non ce l'ho. Basta. Mi vado a levare questo rossetto che non si abbina per niente, lo vedo anche molto invernale e trovo che questo rossetto mi faccia le labbra più piccole. Niente, mi rimetto il rosso così terminiamo il video. Allora, come potete aver visto, sono tutte delle tinte molto belle. Come vi ho detto, ci sono quelle che preferisco e quelle che non preferisco. Comunque ne approfitterò e andrò a prendere il colore che non mi è stato dato, perché è uno dei colori che normalmente io vado a scegliere. Vi metterò la foto qui o qui di quello che volevo prendere e mi è stata data per sbaglio l'altra referenza. Niente, io come sempre vi lascio al mio momento outfit e poi ci rivediamo per i saluti. E rieccomi qua. Allora, per quanto riguarda gli accessori, purtroppo non ho ancora la mia catenina dorata e non so sinceramente quando la riavrò, nel senso che l'orafo, non so se uomo o donna, ha controllato la catenina e ha detto, mi ha fatto un preventivo, una sorta di preventivo per fare le saldature. Il preventivo è di 50 euro, a me come cifra può andare comunque bene, in quanto preferisco pagare 50 euro che non perdere le iniziali. Il problema è che io gliel'ho data la scorsa settimana, no, gliel'ho data lunedì e entro venerdì non riesce a farmi queste saldature, quindi mi ha messo, a quanto mi ha detto la ragazza, la lettera C che mi era sfuggita, chiuso gli anellini e gliela dovrò riportare per settembre. Io non sono orafa, non so quanto ci voglia, però per quanto uno abbia il lavoro, 7 saldature con due, con anche la stella, 9 saldature, io non penso che richiedano tutto sto tempo, quindi presumo che o non la utilizzerò, perché io comunque tenendola su fissa ho paura di togliere e mettere la collana perché il moschettone mi si rovina e l'avrei voluta tenere su fissa. Quindi probabilmente non la utilizzerò ancora, a settembre gliela dovrò riportare. Come orecchini ho gli orecchini di Pandora, ne ho messi uguali, quelli in shine, dovevo mettere anche la catenina ma ero in fretta e quindi non l'ho messa, quelli in shine con la lacatura panna e il cuore. E li ho voluti mettere entrambi nel lato sinistro. Nel lato destro, lo sapete, non li levo, sono i due cerchietti in oro giallo e la luna che vi avevo fatto vedere in un video da poco. Basta. Per quanto riguarda gli anelli, ho l'anello, questo sigillo di Rebecca con la mia iniziale, la lacatura nera, l'orologio simil Rolex e i due braccialetti in pelle nera di Pandora che vi ho fatto vedere nel video di ieri con i due simboli di Londra. Poi il mio anello ti amo I love you, le fedi e i soliti bracciali che tengo su fissi nel braccio sinistro, l'Apple Watch col cinturino gommato nero. Basta, come accessori non ho nient'altro, il video brevissimo termina qua, spero come sempre di avervi tenuto compagnia e noi ci vediamo come sempre domani con un mio nuovo video.
Ciao a tutte!